Diamo il benvenuto a Michele Cicoria, responsabile sales di Etemea, al quale vogliamo chiedere un po' come sta andando questo 2019 e poi, dato che siamo qua a Salone del Risparmio, c'è cioè il tema della responsabilità che è in primo piano degli investimenti sostenibili, voi come interpretate questa tematica? Bene, buongiorno innanzitutto ai telespettatori di BFC, per noi è un'esperienza sicuramente interessante quella del Salone del Risparmio e anche quest'anno abbiamo deciso di parteciparvi con Etemea perché diventa un momento anche di confronto dell'industria e se vogliamo anche un'occasione per provocare gli attori che ne compongono appunto la platea. Questa è l'occasione senz'altro per fare un bilancio di quello che è stato un 2018 significativo sia per i mercati finanziari che per l'implementazione di MiFID 2 e nonostante ci sia una tematica che è quella della sostenibilità, dell'ESG che è il cuore fondante di questo salone, noi abbiamo voluto un attimino uscire fuori traccia perché abbiamo affrontato nelle nostre conferenze il tema della sostenibilità in tema questa volta del rendiconto e quindi di un tema che ancora deve essere sviluppato in una logica di più breve termine rispetto invece a quelle che sono le tematiche di finanza appunto etica. In questo senso noi che cosa cerchiamo di condividere con i consulenti e con gli operatori qualificati? Un percorso che deve prevedere senz'altro quello l'utilizzo di nuovi trend, di nuovi filoni di investimento, anche con un occhio alla sostenibilità ambientale, alle tematiche ESG, ma che per noi non diventano il core business in quanto non siamo gestori che utilizzano queste tematiche, pur essendo sottoscrittori storici dei PRI delle Nazioni Unite. Quindi secondo noi in questo momento la focalizzazione che dobbiamo rivolgere è nei confronti del cliente e di quello che andrà a sostanziare il costo sostenuto. Lo cerchiamo di fare in una maniera provocatoria ma anche costruttiva e quindi cercando di dare sostanza a quello che è il servizio che l'asset manager deve fornire a chi poi a sua volta fornisce consulenza.